Siamo a Pietrasanta, vediamo il servizio. Interventi di restyling e un nuovo slancio all'attività culturale e didattica. Riparte da qui il Centro Arti Visive di Pietrasanta, nella cosiddetta nuova era varata dal sindaco Massimo Mallegni, che nel secondo mandato aveva voluto realizzare il CAV nei locali dell'ex convento San Francesco in via Frati. La didattica punta a proporre master, workshop e corsi per studenti e giovani che vogliono intraprendere l'attività della lavorazione del marmo, del bronzo e del mosaico, ma anche della pittura e delle tecniche di multimedialità, in un campus da 25 posti, tutto quanto appena rinnovato. E i lavori più interessanti sono stati quelli di adeguamento della struttura per l'accesso ai disabili, sia per quanto riguarda i servizi, sia per quanto riguarda la struttura. I nostri studenti usufruiranno delle lezioni teoriche e di una parte pratica che svolgeranno all'interno dei laboratori del marmo, del bronzo e del mosaico. Primo appuntamento sabato 17 alle 11 con la presentazione del catalogo Homo Faber a cura di Alessandro Romanini e Fabiola Manfredi e con un ciclo di corsi e seminari già calendarizzati per il 2017. Lo scopo del corso è quello di fornire loro, agli studenti che parteciperanno, delle nozioni applicabili all'attività lavorativa. Per perseguire questo scopo è molto importante, determinante, il coinvolgimento nelle varie discipline tecniche dei lavoratori artigiani e delle fonderie della città, che hanno già dato la loro adesione tramite l'associazione Artigian Art. Buono, eh? Ci fermiamo per...